Siamo a Gradara, uno dei borghi più romantici d'Italia, in pratica la capitale del Medioevo. Siamo tutti qua in attesa di aspettare le reginette della canzone, Chiara Baglioli, Marica Orazzi, Elisa Della Martera. Stanno arrivando, eccole che arrivano, rimani pure. Eccole che stanno arrivando! Eccole che arrivano, tripudio generale, gran bagarre, stanno scendendo, eccole che scendono, vai! Marica, Chiara, eccole qua, che splendore, che bellezza, guardate qua quanta bellezza che sta entrando qua. Siamo al Mastinvecchio a Gradara, capitale del Medioevo. Andiamo a entrare, vai! Allora, buonasera a tutti, benvenuti qua al Mastinvecchio. Siamo a Gradara, la capitale del Medioevo. Vorrei iniziare questa serata con un applauso da parte di tutti i presenti, perché in questa serata esclusiva abbiamo ospite in questo splendido locale un bel gruppo di reginette. Che sono qua a fianco a me, che mi stanno raggiungendo. Parto con Chiara Baglioli, Marica Orazzi e Elisa Della Martera. Vai, applauso forte per tutte e tre. Con tanto di fascia, questa sera faranno un'esibizione, perché è la loro festa, è l'investitura ufficiale delle fasce che si sono guadagnate con il loro talento alla finale nazionale Reginetta della Canzone 2006. Brava, abbiamo iniziato con Chiara Baglioli. Io volevo farle anche qualche piccola domanda, dato che c'ero, dato che queste ragazze hanno ricevuto tantissimi messaggi, tantissime mail sul sito titanustv.it, e ci terrei tantissimo che anche tu, Chiara, come hanno fatto le altre reginette, ringraziassi tutti i ragazzi e le ragazze che ti seguono sul nostro sito e che ti hanno inviato tutte queste mail. Ciao a tutti ragazzi, grazie davvero per tutto l'affetto che avete dimostrato e insomma dai, per la bella amicizia che sono nate durante questo lungo viaggio, e niente, grazie a tutti, non so cosa dire. E seguitela, mi raccomando, applauso, Chiara Baglioli. Un ringraziamento generale, un grazie a tutti e sono felice di questo. Ok, per voi Marica Orazzi.